Facciamo un esempio che farò ripetutamente nel corso, sia in un contesto di meccanica che in un contesto di elettromagnetismo. E il contesto è questo: nella versione meccanica è quello di, immaginate, dunque la verticale cos'è? La verticale è la direzione lungo la quale i corpi cadono se li lasciate andare da fermi. Voi tenete questo gesso da fermo, tenete fermo, nell'istante che decidete lasciate la presa senza imprimere alcuna velocità. È chiaro che se io imprimo una velocità, che so, in questa direzione, la velocità è un vettore, no? Se io imprimo una velocità così, è ovvio che lui farà una parabola. Se invece non imprimo alcuna velocità, lui segue la verticale. Ok? Quindi la verticale è la direzione lungo la quale i corpi cadono se mi lasciate semplicemente cadere senza imprimere alcuna velocità. Allora immaginate la caduta di un grave, si dice così, poi faremo meglio, questa è un'anticipazione, è un discorso di cinematica questo. La caduta di un grave, non caduta grave, caduta di un grave. Poi se il grave è un essere umano farà anche una caduta grave, no? E la caduta di un grave, e facciamo il caso semplice, che cada da fermo, cioè non imprimete alcuna velocità iniziale, la velocità iniziale è zero, quindi seguirà la verticale. Quindi chiamiamo questa la verticale e sarà un moto rettilineo. La traiettoria sarà una retta. La legge oraria non è uniforme. La legge oraria sarà vario, ma il moto è lungo una retta. Adesso dobbiamo che tipo, vi specificherò il tipo di accelerazione adesso. Immaginate qua ci sia un fluido. Questo esempio lo faremo di nuovo. Questo è molto preliminare. Quindi ci sarà il corpo nel cadere verso il centro della Terra, soggetto alla forza peso, dovrà farsi strada in mezzo al fluido. E io asserisco, facciamo questo caso qua, sarà un moto rettilineo, quindi non userò la notazione vettoriale. Quindi io l'altro giorno vi ho un po' spaventato, avevo un buon motivo di farlo, in cui io dico che se voi scrivete così, io vi farò delle domande, cosa intendete? Se il contesto è un contesto tridimensionale o bidimensionale, allora questo vorrà dire il moto velocità, cioè questo. Se invece è un contesto di moto lineare, in effetti la notazione vettoriale è un po' eccessiva, non vi pare? Perché basta che io ruoti gli assi in modo che il moto avvenga lungo uno degli assi, per esempio l'asse X, la coordinata Y e la coordinata Z non entrano nell'esercizio e quindi di fatto tutto avviene nella direzione X. Cosa me ne frega di fare la freccia? Quindi diventerà chiaro dal contesto che senza la freccia io sto immaginando che questo corpo si muove lungo una retta, quindi la grandezza non userò la notazione vettoriale, però sarà un vettore, nel senso che questo avrà un segno algebrico. Quindi se è positivo vorrà dire che al passare del tempo la coordinata X aumenta. Se è negativo vuol dire che cosa? Potete pensare, cos'è una velocità? Un rapporto incrementale, d'accordo? Quindi se la velocità è negativa vuol dire che al aumentare del tempo la coordinata X sta diminuendo, d'accordo? Quindi in un contesto lineare, silenzio, silenzio, perché queste cose poi non le darò più e vedremo come verrà cavata un orale. In un contesto di moto lineare, senza usare la freccia, io dirò questo è un vettore, avrà un segno algebrico, è positivo se la velocità è nella direzione che io chiamo x positivi. Sarà negativo se è nella direzione degli x negativi, direzione opposta al positivo. Quindi qual è la direzione positiva? Visto che questo è l'asse lungo la quale il corpo si muove,
visto che io la lascio andare e va di là, ci viene naturale mettere la freccia qui, quindi questa la chiamiamo, se volete, l'asse X, e l'asse X è rivolto verso il basso. Quindi questa diventerà la derivata di x in funzione del tempo. Quindi se questo oggetto, se dovesse risultare positivo, vuol dire che al passare del tempo la x sta aumentando, cioè sta andando verso il basso, come le cose fanno quando io li lascio da ferme. È evidente che se io la lanciavo verso l'alto, per un tratto della traiettoria, lui in effetti aveva una velocità verso l'alto. Ma se lo lascio da fermo, le velocità saranno positive. Supponete quindi io in questo contesto userò la notazione semplificata, perché è un moto unidimensionale, sarà chiaro dal contesto che non intendo lo scalare, intendo il vettore. Mi dovete capire cosa sta succedendo. Quindi io vi dico che l'accelerazione sarà funzione del tempo e io vi sto per dare l'accelerazione. Immaginate che l'accelerazione sia una costante. La scrivo, poi la commentiamo. Quindi guardate questa funzione. Le funzioni trascendenti, coseno, seno, tangente, logaritmo, base 10 o base naturale, o la funzione esponente, sono adimensionali. Non dimenticatelo mai. Per esempio, il coseno cos'è? Cerchio unitario? Cos'è? Pensate al famoso triangolo che voi avete dalla prima elementare, lato A, lato B, lato C. Cos'è il coseno di un angolo? È adimensionale perché avete una lunghezza diviso una lunghezza. La tangente, una lunghezza diviso una tangente, sono funzioni adimensionali. Quindi se questa cosa ha la pretesa di essere un'accelerazione, da dove prende le dimensioni dell'accelerazione? La prende da qua. Non la prende da qua. Quindi se questi sono metri al secondo, questo deve avere metri al secondo. Infatti la notazione mi sta dicendo che questa è l'accelerazione iniziale, perché quando t uguale a 0, l'esponente vale 0, e alla 0 vale 1, e quindi l'accelerazione per t uguale a 0 è proprio a 0. Quindi l'uso di questa notazione è un aiuto a voi per capire subito cosa sta succedendo. Questa è l'accelerazione iniziale, però al passare del tempo l'accelerazione diminuisce, il modulo dell'accelerazione se volete, l'accelerazione diminuisce esponenzialmente, quindi il grafico di questa funzione è questa qua, e in funzione del tempo l'accelerazione parte da un valore iniziale a zero e muore esponenzialmente, ok? Allora, questo è un grafico che faremo 3, forse anche 4 volte del corso. Lo faccio già la prima volta, perché così quando si arriva all'orale, chi non lo sa fare lo mando via senza esitare, proprio perché fa parte di un bagaglio costante. Allora, guardate un attimo. Guardate l'esponente. L'esponente è adimensionale. Gli argomenti delle funzioni trascendenti sono adimensionali. L'argomento coseno di teta, non solo il coseno è adimensionale, ma anche teta lo è, perché cos'è un angolo? È il rapporto tra un arco e una lunghezza d'arco e il raggio del cerchio che avete usato per fare quell'arco. Quindi l'angolo è adimensionale, il coseno è adimensionale, in generale per una funzione trascendente, coseni, seni, tangente, logaritmo, esponente, la funzione è adimensionale e l'argomento è adimensionale. Quindi se questo ha la pretesa di essere un tempo, questa roba qua che dimensioni ha? B diviso M ha le dimensioni di un tempo alla meno 1, cioè M diviso B ha la dimensione di un tempo. Perché voi dovete chiedervi che dimensioni deve avere B diviso M affinché moltiplicandolo per un tempo io abbia qualcosa che abbia dimensione nulla. Quindi è evidente che la dimensione di M diviso B è un tempo. Quindi chiamiamo questa combinazione M diviso B. Questi sono dei parametri di questo esercizio fisico. Per il momento questa è cinematica, non è ancora fisica.
però lo diventerà rapidamente. M sarà la massa del grave, B sarà qualcosa che caratterizza il fluido attraverso il quale questa massa deve nuotare per cadere, e siccome questa è l'accelerazione iniziale e siccome qua è implicito che c'è il pianeta Terra che fa cadere le cose, chiamiamo questo col suo simbolo poi del corso vero e proprio, sarà G, la famosa costante di accelerazione di caduta libera. Libera vuol dire due cose, sì che lasciate la presa, ma anche che non c'è alcun fluido. Quindi, questo è solamente un esercizio di cinematica e di matematica in un certo senso. Quindi, questa combinazione M diviso B, che è un tempo, la indichiamo, è un tempo molto speciale per questo esercizio. E la indichiamo col simbolo tau. Si chiamerà il tempo caratteristico del fenomeno. Perché dico questo? Perché guardate questa cosa qua. È una E, qui sto scrivendo così, è uguale all'accelerazione iniziale, a zero, io lo chiamerò G, per E alla meno T diviso tau, dove tau è uguale a M diviso B. M diviso B. Perché chiamo quel tau tempo caratteristico? Perché io posso pensare di mettere lungo l'asse dei tempi delle tacche. Un tau, due tau, tre tau. Quindi chiamo questo un tau, chiamo questo un'altra tacca tau, un'altra tacca tau. Ok? Addirittura ho messo 4, quindi questo è un tau, due tau, tre tau, quattro tau. Quindi sull'asse dei tempi metto delle tacche. Guardate cosa succede. Quando t è uguale a un tau, quanto vale l'accelerazione? Cioè, dov'è il punto? Quindi questo è il valore iniziale che abbiamo deciso di chiamarlo g. Quando t vale 0, l'accelerazione è questo. Quando t è uguale a un tau, quanto vale l'accelerazione? Quindi quando t è uguale a un tau, l'accelerazione per t uguale a un tau è uguale a g, il valore è a 0, per e alla meno t diviso, scusatemi, a un tau diviso un tau, perché sto scegliendo di mettere t uguale a un tau, cioè è uguale a g e alla meno 1, cioè questo è uguale a g che moltiplica 1 su e. Quanto vale l'accelerazione quando t è uguale a 2 tau? Silenzio per cortesia, se no vengo qua, appesantisco questo con qualcosa di acuminato e riprendo la mia abilità che avevo a 10 anni di tirare lance con una precisione notevole. Il problema è che devo localizzare la persona perché non vorrei uccidere un innocente. Danni collaterali. Dove la scrivo? Qua. Ah, t uguale a 2 tau. Mannaggia me. Cosa ho oggi? 2 tau. Questo è uguale a g per e alla meno 2. Siete d'accordo? Cioè questo è uguale a g 1 su e per 1 su e. O se volete, questo è uguale a una volta su e il valore che aveva quando t è uguale a un tau. Quindi questo è uguale a 1 su e per quando a era nell'istante iniziale. Guardatela, no? Questo è g per 1 su e. Quando c'è un tau, prendo 1 su e che moltiplica il valore iniziale. A 2 tau è 1 su e per il valore a un tau, cioè 1 su e al quadrato del valore iniziale. Quanto sarà a 3 tau? Sarà 1 su e del valore a 2 tau, cioè ogni istante tau, ogni intervallo tau, il valore di a è 1 su e del valore che aveva nell'attacco precedente. Lo vedete? Io riesco a fare un disegno sistematico
in cui ogni tacca è uno su E del valore precedente. È chiaro a tutti? Cos'è E? Uno studente di ingegneria dovrebbe sapere che il numero di Nepero è 2, questo di nuovo, io dico virgola ma scrivo il punto decimale, è 2,718. Ogni studente dovrebbe sapere almeno questo. Chi non lo sa è brutto, eh? Pi greco? Quindi è uno dei numeri che io so meglio personalmente, perché ho notato una, come si dice in italiano, pattern. Qualcuno di voi sa l'inglese? Ci sono alcuni di voi che magari hanno genitori o nonni che erano in America e poi sono tornati in Italia. Ogni tanto, ogni anno c'è qualcuno che parla molto bene perché o ha vissuto o il papà ha vissuto. Pattern, come si dice in italiano? Mi sta sfuggendo la parola. Schema, forse. Un pattern è uno schema. C'è uno schema, è come io me lo ricordo, è 2,7, poi 18,28, si ripete 18,28, poi fa 45, 90, 45 e poi altri numeri che non assolutamente non in questo momento non me lo ricordo. Però sono un casino di cifre, molto più di quello che può servire nella vita professionale, mia e anche vostra. Però io l'ho notato che 18,28 si ripete e poi c'è come un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, 45 gradi, 90 gradi, 45 gradi. Io me lo memorizzo, me lo sono memorizzato così all'età di 17 anni. Però io mi auguro che voi lo sappiate fino a qua. Fino a 3 cifre dopo la virgola, ok? Il pi greco io non me lo ricordo, io lo so solo a 5 cifre dopo la virgola. Il pi greco è 3, 14, 15, 9, poi non me lo ricordo. Cioè, mio figlio, per qualche modo, l'ho portato a vedere la vita di pi. Chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto? Oltre ad aver sentito menzionare il film. Prendetelo su DVD, downloadatelo, pirate, fate quello che volete. Andate a vedere questo film, al cinema è strepitoso, è una bellissima storia. E il bello di questa storia è che questo ragazzo, che il suo papà era un nuotatore amatoriale, e ogni volta che girava per il mondo, in una città dove andava, andava a nuotare nella piscina principale della città, va a Parigi, e vede la bellissima Parigi e bellissime donne, perché è un indiano il protagonista, il papà quindi era indiano, e vede la piscina e chiama, siccome piscina è una parola che piaceva molto, chiama il proprio figlio piscina. E nel film, quando il bambino va a scuola, i compagni lo prendono in giro a piscione, piscione, piscione. E lui un giorno, forse in terza elementare, dice: quest'anno quando vado e il professore chiede a ogni studente di alzarsi e presentarsi alla classe, lui si alza e dice: mio nome è Piscin, ma tutti mi chiamano Pi. Cos'è Pi? E comincia a scrivere Pi greco e comincia a scrivere e passa per lo studente bravo in matematica. E la scena dopo vedi i compagni che stanno incoraggiandolo a riempire un casino di lavagne con pi greco, con centinaia di cifre, tutti là con il libro a controllare, dai, dai, e il tifono per lui. Mio figlio l'ho portato a vederlo e gli ho stampato pi greco e sulla lavagna e sul frigorifero tenuto in posizione con dei magneti, e lui sa già 25 cifre dopo. Cioè, assolutamente un cazzo, però forse la passione della matematica si accende così. Io avevo un amico che sapeva fino a 60 cifre e ho detto: ma cosa te ne fai? E ha studiato matematica. Comunque, non stiamo parlando di pi greco, stiamo parlando di E. È un numero irrazionale, come lo è anche pi greco, e questa è una cosa che spero accenda l'immaginazione del mio figlio, che il numero, infatti lui ha detto, ma sembrano a caso. Quindi non c'è nessuna sequenza che si ripete, sono proprio, avvengono con una, non c'è nessuno schema, quindi ha già notato, ma sembra un caso. Bravo, bravo.
Allora, facciamo una cosa. Io adesso, io non sarò mai, sulla mia tomba non apparirà mai una formula come sulla formula di Eulero, cosa c'è scritto? Sulla lapide Eulero c'è scritto E alla I, pi greco, più 1 vale 0. Su Boltzmann c'è che l'entropia è uguale a K, il logaritmo naturale di omega. Nessuno di voi, penso che nessuno di noi, è probabile che forse, mi auguro, qualcuno di voi avrà una bella formula matematica sulla lapide. E i posteri vi si ricorderanno di voi. Allora, io invento qua un numero che si chiama il numero di Weiss. E il numero di Weiss vale 2. 2. Supponiamo che la formula fosse questa. Cosa fareste? Il grafico sarebbe estremamente semplice. Se questo è, io sono molto serio, quindi state attenti, perché voi dovete essere in grado di fare questo disegno all'orale. Quando t vale, quando t vale 0, la funzione vale qua, a 0, g, ok? Alla prima tacca quanto vale? E alla meno 1, perché quando t è uguale a un tau, questo sarebbe E alla meno 1. E Weiss però. Quindi E Weiss alla meno 1 è 1 su 2. Quindi dopo un tau, questo vale meno 1, quindi E è 2 alla meno 1, cioè metà. Quindi dopo un tau, questo è esattamente la metà del valore dell'attacca precedente, cioè t uguale a 0. Quando t uguale 2 tau, allora ho a t uguale 2 tau è uguale al valore iniziale g 1 su e Weiss per 1 su e Weiss. Quindi è metà della metà, giusto? Quindi qua, se questo io tac, dopo 3 tau è metà della metà della metà, ok? Dopo 4 tau, e vedete che io riesco a disegnare sistematicamente la funzione. Ecco che questo tau, ecco perché si chiama tempo caratteristico, perché caratterizza il passare del tempo. È l'unità di misura, se volete, naturale di questa legge oraria. Perché con questa attacca, perché magari i secondi sono questi, ma chi se ne frega dei secondi? Questa attacca è quella che ha più senso usare, è quella che è l'unità di misura più naturale per descrivere questo andamento, perché al passare di tot secondi avrò un dimezzamento, al passare di un altro tot secondi avrò un ulteriore dimezzamento, mezzo per un mezzo. Quindi qua è metà di questa, metà di questo, che è metà di questo, che è metà di questo, capito? Tempo è tempo caratteristico. Ma questo non è il numero di Weiss, questo è il numero di Nepero. Quindi è 1 su E, è 1 su 2,718. E questo qua è circa, cos'è secondo voi? Quando E è uguale a 2, questo è 0,5, ma il denominatore è più grande, quindi è più piccolo di 0,5, giusto? Ed è circa, questo è un numero che non so a memoria, questo è un numero che non so altre cifre, perché? Perché non mi serve, o è con addirittura, quante cifre so? 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 4, un casino di cifre, quindi io metto la carica e faccio l'inverso, no? Ok, è circa il 36%, quindi io non devo andare nel vero grafico qui, se questo è il 50%, il 10% è qua, il 20% è qua, 30%, 40%, forse devo stare nelle tacche un po',
10, 20, 30, 40. Quindi io devo andare al 36% del valore iniziale. Quindi questo è 10, 20, 30, sarà circa qua. Dopo 2 tau devo andare al 36% di quello. Quindi tiro una linea così, questo la divido in 10 parti, quindi metà è qua, 10 è qua, 20, 30, 40, sarà circa qui. Perché questo è il 36% di questo. Questo è il 36% di quello. Cosa sarà qua? È il 36% di questo. Quindi dovete individuare la vostra... E poi cerca, quello è circa metà, sarà qui. Ok? E quindi, come vedete, con il vero numero di Lepero, ho un andamento che va... che asintoticamente va a zero, che è più ripido di questo, perché questo va giù più gradualmente. Questo è WIS, vale 2, N però è 2,718 volte, eccetera. D'accordo? Tempo caratteristico, perché caratterizza l'andamento, va bene? Un sacco di belle cose qua, un'anticipazione di fisica, ma nella matematica è più il momento, anche se la fisica c'è, perché questo è un tempo, tutto questo deve essere un tempo alla meno 1. Però se questa è la massa, e dobbiamo ancora dire cos'è la massa, dobbiamo ancora dire cos'è la massa, che dimensioni ha B? Che dimensioni ha B? Quindi le dimensioni di B sono quelle di una massa diviso un tempo. Siete d'accordo? Ok? Quindi nel sistema internazionale questa è un'accelerazione e sarà espressa in metri al secondo, m sarà espressa in chilogrammi, b sarà espressa in chilogrammi al secondo. Ok? Va bene? Allora, questa è l'accelerazione. Calcolare la velocità, sapendo che la velocità iniziale vale v0. Qual è la velocità nell'istante t? È la velocità nell'istante iniziale più l'integrale dell'accelerazione. Vi faccio un po' di spazio. Più l'integrale nel tempo, metto l'apice dell'accelerazione pensata come funzione del tempo dall'istante iniziale all'istante che mi interessa. Quindi vi raccomando, questo è l'istante iniziale. Cosa intendo per V0? Intendo il valore della velocità quando t vale 0. Ok? Quindi usate la notazione, ma l'importante è che sia sempre chiaro cosa state facendo. Quindi, questa è la formula generale, che ripeto, come ho detto stamattina, è l'espressione integrale di questo legame qua, che è la velocità e la derivata, scusatevi, che è l'accelerazione e la derivata della velocità rispetto al tempo. Cioè questa espressione e quella sono legate dal teorema fondamentale dell'analisi. Quindi prendete questa accelerazione e la sbattete qua, ho un terribile torcicollo, non posso farci niente, non ho paracetamolo con me. Qualcuno ce l'ha per caso? Metto tau, che no, mettiamo B diviso M, va? Così è un buon esercizio di analisi. Questo è un apice, chiaro? Sapete fare questa integrale? Come no? Di nuovo l'integrando è questa roba qua. Fate un cambiamento di variabile. Intanto la g è una costante che non dipende dalla variabile tempo. Quindi, quando fate, qual è il teorema? Che l'integrale di una funzione moltiplicata per una costante è uguale alla costante che moltiplica l'integrale. Teorema banale, perché un'integrale cos'è? È essenzialmente l'area di rettangoli. Quindi se voi prendete un rettangolo alto f, largo delta x e moltiplicate f per 3, fate un rettangolo che è 3 volte più alto.
gamba. Quindi questo ovviamente esce, la g esce fuori, scrivo qua, un 0 più g dell'integrale di e alla meno b diviso m t, mettiamo gli apici, quindi io sto integrando su t' da t' uguale a 0 a t' uguale a t finale, che è quello che mi interessa, cioè questo qui. Ok? Adesso faccio cosa? Faccio un cambiamento di variabile, chiamo meno b diviso m t, la chiamo t', se volete, la chiamo, che so, a y. Non la chiamo x, perché x sarà poi la coordinata x di questa caduta del, la caduta tra, del grave. La chiamo z, epsilon, fate quello che volete. Se faccio così, allora, qual è il differenziale? Perché qua appare il differenziale di t. Appare la larghezza, cioè io sto integrando nel tempo. Appare la larghezza infinitesima dell'intervallo su cui sto integrando, perché sto prendendo l'intervallo e dividendo in tanti segmenti, delta t. Poi penso a questi delta t, a questi segmenti molto numerosi e ognuno molto piccolo, e faccio il limite di fare segmentazioni sempre più fini con segmenti sempre più fini, sempre più numerosi e sempre più fini. Quindi quel delta t diventa un differenziale, è un dt. Allora, qual è il differenziale qua? Io posso fare così, posso moltiplicare per m, dividere per b e fare anche il segno meno, quindi ho t' uguale a meno m diviso b y, semplicemente ribaltato. Quindi questo differenziale qua, quando faccio il differenziale qui, cos'è? Questo è meno m diviso b per il differenziale di y. Queste cose dovreste saperle. Quindi, il mio integrale adesso, la scrivo qua, quindi il risultato poi lo prenderemo dopo, vediamo il problema matematico, quindi e alla meno b diviso m t' di dt', con questa posizione qui, cioè che t', preferisco questo, che meno b diviso m t' è uguale a y, ovvero che dt' è uguale a meno m diviso b dy, con quella sostituzione del variabile l'integrale diventa e alla y, la dt è questa roba qua, quindi ok? E gli estremi adesso devo curare, questo è il valore di y quando t uguale a 0. Qual è il valore di y quando t uguale a 0? Siccome y è uguale a meno b diviso m per t, quando t vale 0, y vale 0. Questo è banale. E questo è il valore di y quando t è quello che è. Quindi questo sarà la y generica data da questa formula. Cioè, se mettete il valore di t, avrete il valore di y. Quindi questo, se volete, è l'estremo associato a questo. Questo è l'estremo associato a questo, e l'associazione in questo caso è banale perché è proprio dato da questo riquadro qua. Avete capito cosa sto facendo? C'è qualcuno che non ha capito? Mi blocchi subito, mi faccia la domanda subito. Professore, non ho capito che cazzo fa. Nessuno mi blocca? Bene, vuol dire che avete fatto analisi. A questo punto, questo cos'è? Qual è la funzione che derivandola da e alla y? Quindi questo è meno, meno m diviso b, poi lo moltiplico per quella famosa f calcolata in y, meno f calcolata in 0, no? Questo è il teorema d'analisi, dove questa f ha la, deve avere la proprietà che la derivata di f rispetto a x deve essere uguale a e alla x. O in questo caso, visto che sto facendo y, è meglio non fare confusione con i... Quindi io sto cercando la funzione f maiuscolo tale che derivandola vi dia e alla y, integrando. Allora dovete sapere che e alla x, cioè la è per definizione la funzione che ha questa incredibile proprietà, che è uguale alla sua derivata. Quindi questo qui, la f, è proprio
e alla y. La funzione esponente è, con base al numero di Nepero, e alla x è una funzione estremamente figa. E alla x ha questa capacità che la derivata è proprio e alla x. Dovresti anche sapere che l'integrale da meno infinito a x di e alla x vale e alla x. Quindi, se questa è la funzione e alla x, quando x vale 0, la funzione vale 1. Qua va su così, vabbè, ho mancato la 1. In qualsiasi punto la pendenza della retta tangente è proprio uguale alla funzione stessa. È veramente notevole. E l'area da meno infinito fino al punto x è proprio la funzione stessa. È veramente notevole. E c'è una famosa barzelletta delle funzioni che organizzano una festa. L'avete sentita questa? Le funzioni organizzano una festa il sabato sera. Allora, sono tutti là che stanno ballando, c'è la funzione, vabbè, la retta, la funzione costante che è proprio la sua strada. C'è il coseno e il seno che si stanno dimenando, sono i polinomi di vario grado che stanno facendo anche loro le loro curve. E tutti stanno divertendo un matto, tranne poi assolutamente una delle funzioni note, che in angolino c'è la funzione esponenziale, seduta su una sedia, che è un avviso molto triste. E allora alcune delle funzioni vanno su a lei e dico: dai, vieni, divertiti, dai, integrati, no? No, non cambierebbe nulla. Non lo sapevate. Quindi qua c'ho la F maiuscolo, silenzio, l'ho cancellato, lo riscrivo. Ho la F maiuscolo calcolato in Y meno la F maiuscolo calcolato in 0, cioè, visto che la F è proprio la Y, questo qui, mi riprendo qua, è uguale a meno M diviso B per F calcolato in Y, cioè E alla Y, meno F calcolato in 0, cioè quando Y vale 0, la F vale 1. Silenzio! Allora, io riesco a picchiare anche i studenti in più avanti se attacco la prolunga. Ci siete finora? Ho fatto cose semplici. Quindi la velocità è uguale alla velocità iniziale più attenzione, adesso cos'era y? Y era meno b diviso mt, quindi scriviamola con tutta la sua gloria questa pezzo, poi la aggiungiamo qua giù. E meno m diviso b e alla y, e y è meno b diviso mt meno 1. Ok? Questa è questa formula qua, questo pezzo qua. Metto i pezzi assieme e lo scrivo qua giù. Guardate, è V0 più G che moltiplica quella roba là. Vedete che c'è il segno meno? Ok? Quindi questo diventa meno mg diviso b che moltiplica e al meno b diviso mt meno 1. Questo è la velocità, cioè del tempo. Ok? Lascio a voi. Questo era la velocità in un istante generico, sapendo che l'accelerazione è questa e sapendo la velocità iniziale, cioè la velocità in qualsiasi istante cos'è? È quella iniziale più l'integrale, e l'integrale abbiamo appena calcolato. Lascio a voi
Mancano 10 minuti. Avendo questa velocità, dire qual è la x. La x in questo tempo sarà il valore iniziale, quindi lui è qui, nella posizione x0, immaginate qua su c'è x uguale a 0, è in questa posizione, ha una velocità iniziale v0, dove si troverà? Sapendo che nell'istante qui ha la velocità v0 e che al passare del tempo la velocità è quello, cosa farete? X nell'istante t uguale a quello che era l'inizio più l'integrale e lascio a voi fare il calcolo, quindi prendete questa cosa qua e la sbattete qui, fatelo perché ve lo farò fare, ho uno scritto orale con dei valori numerici, no? Questo b qua si chiamerà coefficiente di attrito viscoso. Questo sarà la massa. Questa sarà l'accelerazione di caduta libera in assenza di fluido. Quindi magari questo sulla Terra vale 9,8 metri al secondo al secondo. Avete un corpo di mezzo chilo, non so, 5 etti, e il coefficiente di attrito viscoso vale 4 cosa? Abbiamo visto prima, avrà delle dimensioni, no? Cos'è? 4 qualcosa. E voi dovete calcolare dopo quanti secondi sarà a tot per cento della velocità finale, perché guardate cosa succede, facciamo il grafico di questo. Anzi, facciamo una versione semplice dell'esercizio, che sarà il tormentone, perché ne faremo due quando discuteremo la caduta di un grave, con la legge di Newton, proprio faremo fisica, e poi nel corso dell'elettromagnetismo, dove parleremo di circuiti, magari un circuito RC o un circuito RL, e uno vuole sapere come varia la carica del condensatore quando chiude l'interruttore, il condensatore si carica, o con quale corrente arriverà a circolare in un circuito dove c'è un'induttanza, qual è il grafico? Ve lo ricordate quelli che l'hanno fatto? Allora guardate questa formula qua e facciamo il caso semplice che la particella parta da fermo, quindi questo esercizio parte da fermo, quindi inizialmente la velocità vale 0, quindi velocità, quindi partendo da fermo, la velocità iniziale vale 0, quindi la velocità in funzione del tempo, questo non c'è, e questo mg diviso b, 1 meno e alla meno b diviso mt. Perché questo è 0 e poi ribalto, no? Questo meno fanno diventare più. No? Lo vedete? Che aspetto ha questo grafico? Dovreste essere in grado di disegnarlo ormai. Sarebbe molto semplice farlo se fosse il numero di WIS quello là e non il numero di Nepero. Quindi il grafico è questo. In funzione del tempo, la velocità è 0 inizialmente, parte da fermo. Questa è la direzione delle velocità positive. Quindi cosa vuol dire? Il corpo sta scendendo, acquistando velocità. E qual è quel grafico? Questo è un asintoto, perché è un 1 meno e alla meno t diviso tau, con tau uguale a m diviso b, moltiplicato per mg diviso b. Questo qui la chiamerò la velocità limite. Perché? Perché al variare del tempo, all'aumentare del tempo, cosa succede? Che questo qui, per t che vale 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau, è sempre 1 su e, 1 per 1 su e, 1 su e, per 1 su e, 1 su e, per 1 su e, per 1 su e, no? Per t che tende a 0, questa roba cosa fa?
tende a zero, è un esponente, decrescente. Quindi in realtà, se questo è il tau, diciamo così, se questo è tau, questo è 2 tau, 3 tau, 4 tau, prima disegno la funzione decrescente, disegno questo. Disegno questo, che è il secondo pezzo. Questo lo chiamo velocità limite. Cos'è? Quando t uguale 0 è là. Quindi questo asintoto è proprio mg diviso b. Quando t uguale un tau, questo deve scendere al 36%, 50% è qua, 25% là, meglio fare 10. 10, 20, 50, no. Ci siamo capiti, è circa qua. Questo, no, troppo basso. Questo è il 50%, stavo sbagliando un fattore 2. Questo è il 5, stavo facendo il 10 qua. Invece questo è 10, 20, 30, 40. Oh, adesso ci ragioniamo. 36% è qua. Ok? Stavo facendo così. Dopo un altro tau, devo andare al 36% di questo valore, quindi 50 è qua, 36 sarà circa qua. Poi qua devo andare al 36 di questo, sarà circa qui. Ok? Questo che ho tracciato è questa funzione. Ma qual è la velocità? È questa. Cioè, è questa. Velocità limite che moltiplica 1 meno. Quindi, quando t è uguale a un tau, cambio il colore del gesso, che forse si questo è 1 meno questo, 1 meno questo, quindi è questa roba qua. Giusto? Qua è tutto questo meno quello, quindi è questa roba qua. Qui è tutto questo meno quello, quindi è questo qui. Quindi la funzione sta facendo così. È un 1 meno un esponenziale decrescente. Quindi cosa succede? Che lui parte da fermo e acquista velocità, però a un certo momento la tendenza è di acquistare sempre meno velocità. E la velocità di assestarsi a un valore, chiamiamolo velocità di regime, un asintoto. Se io aspetto abbastanza tempo, la velocità si è assestata. Se io vi chiedo qua fuori l'accelerazione quant'è? È molto piccola, perché cos'è l'accelerazione? È la derivata della funzione. E cos'è la derivata? Pensate, è una specie di pendenza. E quindi il fatto che qua la curva pende sempre meno vi dovrebbe dire, a valle di aver capito un po' di cinematiche, che qua fuori l'accelerazione sta tendendo a zero. Infatti è proprio quello che succede, no? Parte da un valore G e muore esponenzialmente, quindi è proprio così la funzione, cioè è lo stesso tau, tac, 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 e quindi qua è lo stesso grafico. Vedete che l'accelerazione sta tendendo a zero, cioè la pendenza della velocità sta tendendo a zero. Qual è il valore dove la velocità è massima? Ovviamente è all'infinito, ma qual è? Quando è che l'accelerazione è massima? A zero. E qua l'accelerazione è massima. Cioè è qui che la pendenza, la faccio in giallo la pendenza. È qui che la pendenza è il valore massimo. Questo, anzi, sarebbe stato caso di fare questo in giallo. Il valore di questa, la pendenza di questo segmento qui è il valore più pendente, è la retta tangente più pendente che c'è, perché qui la retta tangente è meno pendente, infatti avete un valore, qua la retta tangente praticamente ha pendenza zero, lo vedete?
Ok? Facciamo una breve pausa. Queste cose, due secondi prima della pausa, se questo... Quindi quando io mi lancio da un edificio e mi lascio cadere, sono un suicida, mi lascio cadere, in presenza di un fluido, in presenza di aria o di liquido o un fluido, se il fluido ha caratteristiche particolari, il fenomeno sarà questo. Io parto alla velocità iniziale, la forza di gravità mi fa accelerare sempre di più, acquisto velocità, ma l'aumento della mia velocità è sempre più piccolo al passare del tempo, finché non arrivo a una velocità costante, che è la velocità limite del mio corpo in quel fluido. Il motivo per cui la gente ha inventato il paracadute è perché, benché quando voi saltate da un aereo, la vostra velocità cresce, ma a un certo momento non cresce più, ahimè, quella velocità è comunque troppo alta per sopravvivere all'impatto col suolo. Quindi lo scopo del paracadute è di diminuire e di aumentare cosa secondo voi? Quale parametro sto aumentando? EB! EB! Aumentandovi! Shh. Fermati! B è nel denominatore, la velocità a cui arrivo è mg diviso b. Aumentando b, cosa succede alla velocità limite? Scende. E quindi il nuovo sintetico magari è questo. Certo che avrà un nuovo tau, perché tau cos'è? È m diviso b. Quindi quando io aumento b, tau diminuisce. E cos'è tau? È quell'unità di tempo con cui io riesco a costruire il grafico. Quindi magari qua lui arriva subito qua al valore asintotico, qua prima di arrivare qua deve arrivare a questo magari si arriva qua, però arriva a un valore asintotico che per fortuna riesco a sopravvivere, qua invece muoio. Il paracadute mi fa arrivare alla velocità limite più velocemente, nel senso che arrivo a non accelerare più prima, e la velocità a cui arrivo è tale che riesco a sopravvivere all'impatto. Quindi se vuoi da una certa altezza, e mi raccomando, cioè, qua sotto c'è già il concetto di massa, tra l'altro, cosa succede quando colpite il suolo? Perché un topolino, che supponiamo, non voglio dire troppo, facciamo una pausa, basta, pausa.